dialogo economico e culturale. Prende il via oggi a Mazara del Vallo la terza edizione di Bluesy Land. Ieri a Palermo il forum dal titolo Nutrire il pianeta. La grande bellezza siamo noi, anche a Trapani questa mattina, studenti in corteo contro la riforma scolastica. San Vito Lo Capo rispetta gli impegni. Il sindaco Matteo Rizzo ha assicurato che la sua amministrazione manterrà fede all'accordo di co-marketing per l'aeroporto di Birgi. Donati 52 quadri alla città. Il pittore trapanese Giuseppe Canino ha donato le sue opere al comune di Trapani questa mattina alla cerimonia a Palazzo Dalì. Attrezzati per la Serie A, questo è il pensiero sul prossimo avversario del centrocampista granata Maurizio Ciaramitaro a 48 ore dal match contro il Livorno, squadra che mira alla promozione. Buongiorno e benvenuti al TG Sud, torniamo subito dopo la pubblicità con tutte le notizie e gli approfondimenti. Futura, formazione professionale, organizza corsi di lingua inglese certificati di livello A1 principiante della durata di 2 mesi e A2 elementare di 4 mesi, a partire da 150 euro. Per info 0923 28 006. Vieni a trovarci a Trapani in via Prima Dorsale Zir numero 3. Mazara del Vallo per l'apertura di Bluesy Land, l'expo dei distretti produttivi del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente. A seguire la manifestazione per noi c'è la nostra Antonella Lusseri. Ci troviamo a Piazza della Repubblica, a Mazara del Vallo. Questa piazza possiamo dire che è il centro nevralgico della terza edizione di Bluesy Land, la manifestazione organizzata dal distretto della pesca di Mazara del Vallo, CESVOP, in collaborazione con tanti altri partner, in particolare con il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. Dicevamo un ricco programma fino a domenica di incontri B2B, incontri commerciali e di approfondimenti dedicati a tutti i settori produttivi, la pesca in particolare, e alle strategie, al confronto e poi incontri anche con i giovani. Intanto ieri la terza edizione di Bluesy Land si è aperta ufficialmente con un incontro istituzionale a Palazzo dei Normanni. La delegazione poi si è spostata a Gibellina per lo spettacolo delle nazioni. Il programma prosegue oggi con tante iniziative. È in serata poi l'Expo, alle mie spalle l'allestimento, verrà inaugurato oggi pomeriggio a partire dalle 18, dove sarà possibile conoscere le tipicità di tutti i paesi che partecipano all'Expo. E se vogliamo vedere alcuni numeri, sono circa 30 rappresentanti dei paesi del Medio Oriente, dell'Africa, del Mediterraneo che hanno preso parte a questa terza edizione, più di 300 gli operatori commerciali, buyers partecipanti. Insomma, veramente un'iniziativa di grande importanza, di livello, un'iniziativa soprattutto che guarda all'Expo 2015. Questo infatti si può definire un primo test. È molto bello vedere tanti popoli, tante entità e soprattutto tanti operatori del settore dell'agricoltura e della pesca che insieme vogliono cooperare. Questo è un progetto di cooperazione transnazionale, di cooperazione internazionale fra paesi che hanno un gran bisogno di mettere insieme risorse, energie, saperi e in questo caso anche i sapori, cioè i sapori del nostro Mediterraneo. Noi dobbiamo cominciare a venderli bene, perché questa è una chiave importante per il rilancio della nostra economia. Un programma ricco di iniziative che prosegue domani con l'incontro all'aula consiliare dedicato agli strumenti comunitari per la gestione delle politiche costiere e le relazioni di cooperazione transnazionale nel Mediterraneo e nell'Africa, che vedrà fra gli altri la partecipazione di Giuseppe Castiglione, sottosegretario di Stato del MIPAF. Si prosegue ancora con l'incontro con le scuole organizzato dal Ministero per le politiche agricole e poi ancora il workshop Social and Viral Media
nello stand Nuove Rotte Blu Economy e poi domani mattina a Marsala il convegno organizzato dal Rotary International dedicato all'immigrazione dal tema Mediterraneo, un mare di condivisione. E si prosegue nel pomeriggio ancora con gli incontri a Marsala al Teatro Impero alle 15.30, mentre a Mazara del Vallo si terrà la proiezione del documentario Mare Bianco nell'aula consiliare 31 marzo 1946. E poi ancora da non perdere il talk show a cura del Ministero dedicato all'orto urbano condiviso. Tante insomma le iniziative che andranno avanti fino a domenica, quando ci saranno degli importanti momenti interreligiosi. Giuseppe Di Carlo, 47 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Alcamo per evasione. Era già ai domiciliari e si è allontanato senza alcuna autorizzazione dalla sua abitazione. Di Carlo era stato sottoposto alla misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale che lo vede imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Ora è in carcere. Cambiamo argomento, la grande bellezza siamo noi. Studenti in piazza anche a Trapani per protestare contro la riforma della scuola. La grande bellezza siamo noi, studenti in piazza anche a Trapani per protestare contro la riforma della scuola. Un corteo ha preso il via questa mattina da Piazza Vittorio Emanuele. Gli studenti hanno dato vita ad una manifestazione vivace e colorata che si è sciolta al Lazzaretto. Per i ragazzi è stata anche occasione per lanciare un appello. Il nostro scopo è proprio innanzitutto quello di riportare la musica, di riportare l'attenzione degli studenti su queste zone di Trapani. C'è un concetto molto metaforico anche in questo, il recupero degli spazi, si collega anche al recupero dell'immagine degli studenti, dell'importanza degli studenti all'interno della società trapanese, come sta avvenendo in tutta Italia, perché questa è una manifestazione, la manifestazione del 10 ottobre, che si sta tenendo in tutte le province e le regioni d'Italia. Soprattutto i temi fondamentali di questa manifestazione comunque saranno tutti quelli che vanno a toccare l'edilizia scolastica, la dispersione e l'alternanza scuola-lavoro, quindi tutti i temi che interessano i giovani e che per fin troppo tempo non sono stati ascoltati. Presa di posizione del sindaco di San Vito Lo Capo Matteo Rizzo sull'accordo di co-marketing per l'aeroporto di Trapani. Il primo cittadino ha assicurato che la sua amministrazione rispetterà gli impegni presi. Il sindaco Matteo Rizzo è stato categorico ed ha sgomberato il campo da ogni dubbio. Il comune di San Vito Lo Capo rispetterà gli impegni presi nell'ambito dell'accordo di co-marketing territoriale sottoscritto tra i comuni della provincia di Trapani e la Camera di Commercio con il coordinamento del prefetto di Trapani per assicurare l'operatività di Ryanair all'aeroporto di Birgi. L'intesa prevede in totale un impegno finanziario di 2 milioni e 100 mila euro l'anno da parte della Camera di Commercio di Trapani e della coalizione dei comuni. L'amministrazione sanvitese ha già versato all'ente camerale la prima rata del contributo spettante al comune, pari a 40.000 euro, su un totale di 160.000 euro. Il sindaco ha assicurato come l'intera somma da versare sia già stata inserita nel bilancio di previsione del comune, approvato in queste ore dalla giunta comunale. Piuttosto Rizzo si è detto preoccupato per l'assenza di molti comuni della provincia di Trapani che devono ancora sottoscrivere l'accordo. Domenica 12 ottobre alle ore 19 vi aspettiamo per l'inaugurazione via Fratelli Aiuto a fianco alla Funierice. GreenFit, il centro del tuo benessere. A dicembre scadono i contratti dei precari della ex provincia regionale. Il deputato Girolamo Fazio ha presentato un'interrogazione al governo chiedendo la stabilizzazione dei lavoratori. Vediamo. 124 lavoratori precari della ex provincia regionale di Trapani attendono di essere stabilizzati. I tempi sono stretti, il 14 e il 31 dicembre prossimi andranno in scadenza i contratti quinquennali ai lavoratori LSU e ai lavoratori PUC in atto, impiegati presso l'ente. Un percorso di stabilizzazione era stato programmato dal commissario straordinario, la dottoressa Luciana Giammanco, poi intervenne uno stop da parte del commissario Darko Pellos e al momento nessuna novità è arrivata dal nuovo commissario Antonio Ingroia. Sulla vicenda dall'iter complesso e articolato, il deputato regionale Mimmo Fazio ha presentato un'interrogazione parlamentare al governo regionale guidato da Rosario Crocetta per i 124 lavoratori, in modo che l'assessore per le autonomie locali dia un chiaro indirizzo sulla vicenda, individuando anche linee di finanziamento. Fazio ha comunque auspicato un intervento diretto ed immediato del commissario straordinario Ingroia, ritenuta dal parlamentare trapanese come la risoluzione migliore e più rapida.
Il pittore trapanese Giuseppe Canino ha donato 52 delle sue opere all'amministrazione comunale di Trapani. La cerimonia della consegna ufficiale dei suoi quadri al comune si è svolta a Palazzo Dalì. Nel dettaglio si tratta di 47 dipinti e 5 disegni. La sua produzione artistica è stata esaminata e valutata dalla dottoressa Daniela Scandariato, storico dell'arte in servizio presso il Museo Peponi. Il pittore Canino ha 82 anni ed ha vissuto a Milano, dove negli anni 60 ha lavorato e ha frequentato una scuola di disegno e pittura. A Torino poi è entrato in contatto con il pittore Giovanni Agnese, paesaggista, seguace di Carlo Follini, che lo ha indirizzato alla pittura di paesaggio. Quasi tutti i suoi quadri sono stati realizzati su masonite, un impasto di fibre di legno. È un gesto di generosità e che va, di cui va riconosciuto il merito al maestro Canino. È motivo d'orgoglio per la città di Trapani avere un artista che dona una parte della sua vita alla città di Trapani, e io spero che questo esempio possa essere emulato anche da altri. Noi daremo il giusto spazio, troveremo dei luoghi dove poter esporre questi quadri in maniera tale che possano essere apprezzati non solo dalla cittadinanza ma un po' da tutti quanti, e anche da coloro che si trovano a passare da Trapani. Maestro, credo che sia il coronamento di un sogno. Lei voleva donare la sua città, sì. Adesso la città troverà un luogo dove esporre le sue opere. Senz'altro. Cosa dovrei dire? Più che ringraziare la cittadinanza e chi si è interessato a queste mie dipinte. Ho tanti quadri a casa ideati, paesaggi ideati che parlano. Potete venire a casa mia e sembrano paesaggi veri e sono create così. Allora, aspettiamo un'altra donazione, maestro, in maniera tale che la città di Trapani possa apprezzare. Sì. Oggi giornata nazionale per la lotta all'obesità. Stamattina a Paceco, presso la sede dell'Avis, si è tenuto uno screening a cui si sono sottoposti un centinaio di cittadini che sono stati informati sui rischi e le malattie connesse all'obesità ed una cattiva alimentazione. All'incontro erano presenti il dottor Giuseppe Vinci, dietologo dell'ASP, e le dottoresse Giusy Mistretta e Cristina Ribera, nutrizioniste. In oltre 120 città italiane il FAI domenica 12 ottobre organizza una passeggiata non competitiva, una maratona culturale a tappe adatta a persone di tutte le età. Curiose di scoprire quanti sorprendenti tesori si nascondono tra i luoghi della loro vita quotidiana, spesso troppo frenetica per fermarsi ad ammirarli. Sul nostro territorio è stata scelta Erice, appuntamento domenica mattina alle 9.30, piazza Umberto I a Erice Vetta. Marsala ospita da oggi e fino a domenica un'iniziativa di 13 distretti del Rotary sul tema di grande attualità, un forum sul Mediterraneo Unito. L'iniziativa si tiene al Cineteatro Impero. Gli spasmi del mondo islamico, le carrette che a stento galleggiano sul mar Mediterraneo, le guerre, la fame, la povertà. Il Rotary dedica alla tragedia dei tempi moderni il forum Mediterraneo Unito, organizzato a Marsala dal 10 al 12 ottobre. Nato su iniziativa dei 13 distretti del Rotary d'Italia, Malta e San Marino, e appoggiato in primis dal presidente internazionale. L'incontro si pone come richiamo al motto «Accendi la luce del Rotary». Il Rotary National Day ha l'ambizione di raccontare il mare e i suoi orizzonti, interrogandosi sul destino delle sue coste, al fine di ideare specifiche azioni di servizio sul territorio. A Marsala presente anche il presidente nazionale di Rotary Arte. Il Rotary Club Arte fa parte del distretto 2050 ed è una nuova formula di Rotary, in quanto noi ci ritroviamo assolutamente sul web. E questo ci dà l'opportunità di avere soci praticamente in tutto il mondo e noi siamo particolarmente sensibili a ciò che è l'arte, e soprattutto in questo periodo dare la possibilità alla valorizzazione dell'arte sul territorio. E l'arte peraltro è intesa nella sua totalità, anche una vita può essere un'opera d'arte, e questo è un concetto molto importante, perché i principi rotariani sono dei principi che vanno a valorizzare proprio questi aspetti.
Continua San Vito Locato e il San Vito October Trails e Weekend all'insegna dello sport e delle passeggiate. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale di San Vito Locato assieme a diverse associazioni ed aziende. Domani sera alle 21 in via Venza ci sarà una degustazione enogastronomica con pane cunzato, mentre alle 22 si aprirà lo spettacolo di cabaret con Attenti a noi due. Domenica l'appuntamento sarà invece per le 9 all'ufficio turistico in via Savoia per l'arrampicata Day e passeggiate lente, mentre alle 18 a Piazza Marinella ci sarà un momento di intrattenimento con balli. E adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Questa sera alle 20.30 e a mezzanotte 15 andrà in onda la seconda puntata di Gold Basket con Guido Meini. Invece alle 21 e alle 23 per Seconda Repubblica il nostro direttore Rocco Giacomazzi ospita il sindaco di Erice Giacomo Tranchida. Adesso restate con noi perché dopo la pubblicità c'è lo sport. Buongiorno e benvenuti a TG Sud Sport. Apriamo con il calcio. Continuano gli allenamenti del Trapani in vista della sfida esterna di domenica contro il Livorno, che si disputerà alle 15 allo stadio Armando Picchi. Oggi, seduta pomeridiana alle 15 allo stadio provinciale per i Granata, sempre a porte chiuse. Per la sfida contro il Livorno è previsto il rientro in campo di Capitan Pagliarulo, che si è ripreso dall'infortunio, e di Antonino Barilà, che rientra dalla squalifica. Non saranno della gara invece perché ancora alle prese con i rispettivi infortuni Simone Basso e Matteo Scozzarella. E della sfida di domenica e non solo ha parlato ai microfoni dell'ufficio stampa del Trapani Calcio e centrocampista Granata Maurizio Ceramitaro. Ascoltiamolo. No, sicuramente andiamo a affrontare una squadra attrezzata che vuole ritornare subito nella massima serie, però il Trapani ormai lo sanno tutti, va in qualsiasi stadio, in qualsiasi campo cercando di fare la propria partita, di imporre il proprio gioco, di rispettare tutti ma non avere paura di nessuno. Sicuramente andremo a affrontare una squadra molto forte con dei singoli giocatori importanti tipo Sidigardi, Luci, altri giocatori che adesso non sto qui a nominare, però sarà credo una bella partita. Da quando sono qua a Trapani, anche in trasferta, devo dire che non è mai mancato, più o meno la gente ci ha sempre seguito, perché devo dire che anche a Carpi, anche a Varese stesso, la gente è venuta allo stadio, perciò per noi è un motivo d'orgoglio per cercare di fare passare una bella giornata a questi tifosi che ci vengono a vedere anche lontano dalla Sicilia. Per me è un motivo d'orgoglio. Io diciamo non avevo avuto la fortuna di giocare tanto in Sicilia, nonostante tutto il mio passato, tanti anni nel Palermo, diciamo che il campo l'avevo calcato poche volte, però credo che per noi siciliani deve essere un motivo d'orgoglio rappresentare la Sicilia, perché la nostra è una terra dannata ma talmente bella, talmente piena di valori, piena di amore, che deve essere una cosa che mi riempie d'orgoglio avere la possibilità di giocare per Trapani, per questa città. E l'ho sempre detto, mi sono trovato subito bene, perché per un siciliano è più semplice. E poi quello che auguro alla Sicilia è di avere sempre più squadre in serie importanti, vedi Messina, vedi altre squadre che magari ritornano su nel calcio che conta. E a dirigere la gara Livorno-Trapani volevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B sarà il signor Filippo Merchiori della sezione di Ferrara. Gli assistenti di gara saranno Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Nicolò Calò di Molfetta. Quarto ufficiale sarà Stefano Giovani di Grosseto. E adesso passiamo al basket. Una sola seduta di allenamento oggi per la Pallacanestro Trapani, che alle 17.30 sarà sul parquet del Pala Auriga. Domani mattina invece alle 10.30 è prevista la rifinitura prima della partenza per Ferentino, dove domenica alle 18 la formazione Granata sarà impegnata nella seconda gara di campionato. Ieri è rimasto ancora fuori dal gruppo Chris Evans. E in merito alla decisione del giudice sportivo di decretare la sconfitta a tavolino di Trapani contro Mantova per 20-0, si è espresso anche il playmaker Guido Meini nel corso di Gold Basket, che vi ricordo andrà in onda questa sera a partire dalle 20.30. Ma ascoltiamo Meini.
Una settimana non felicissima perché è arrivata questa tegola della sconfitta a tavolino nella prima e unica partita giocata dalla formazione granata domenica scorsa contro Mantova. La società ha fatto ricorso, vedremo come andrà a finire, intanto è una botta da assorbire non semplice. Di questo e di altro parliamo sempre in tema di Pallacanestro Trapani con Guido Meini che è qui con me. Buonasera, anche se stiamo registrando non è un mistero. Ciao Guido. Buonasera. Come va? Bene, dai, bene, perché poi noi squadra, diciamo, ci dobbiamo preoccupare di quello che è successo sul campo, quindi per quanto ci riguarda la partita è vinta, dobbiamo cogliere questa cosa come punto a nostro favore o comunque cercare di sfruttarla nel miglior modo possibile per provare ad andare a riprendere questi due punti magari subito in trasferta a Ferentino. E continuiamo a parlare di basket perché oggi alle 17 si terrà la consueta conferenza settimanale di coach Lino Lardo presso la sala stampa Cacco. Benvenuti al Pala Auriga. L'incontro con i cronisti prenderà parte anche Patrick Baldassarre. E adesso un'ultima notizia di calcio regionale. Filippo Foscari è il nuovo allenatore del Salemi Calcio, formazione che milita nel girone A del campionato di promozione. Foscari subentra a Baldassarre e Benenati, dimessosi al termine dell'incontro perso proprio dai salemitani a Licata contro l'Accademia Empedoclina. Filippo Foscari a Salemi ritrova il direttore sportivo Gianluca Pisciotta. Questa era la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.